Buongiorno ragazzi. Allora, ieri un coma mai visto. Stamattina la prendo un po' morbida. È iniziata con Michi e Bruno che sono sopraggiunti in lab con una torta alle mele con tanto di candelina. E adesso aspetto Womaker Mother, Womaker Senior che vengono a farmi auguri. Qua sono messo così. Ho ancora un paio di cose da sistemare al computer, un paio di inesattezze, errori di ortografia che ci sono nel sito di Anna e un paio di integrazioni. E poi la prendiamo morbida, perché dire che sono stravolto è poco. Sono veramente distrutto, non ho dormito neanche poi molto bene stanotte e quindi ho accumulato un po' di rincoglionimento. Ci vediamo un po' più in là. Comunque il piano dovrebbe essere lisciare questo, carteggiarlo, dargli due mani di fondo. Questo è il piano di oggi, nulla di più, non troppa roba. Poi mi piacerebbe iniziare a ragionare con voi più seriamente su batterie, che non ho ancora comprato perché uno di voi mi ha messo una pulce nell'orecchio, ma vorrei indagarla tutti assieme quella strada lì, e magari progettazione in 3D di cosa ci va qua in mezzo, perché qualcosa che contenga il motore e anche l'attivazione. Ma soprattutto l'altro giorno, quando ho sparato la stronzata un po' così senza pensarci troppo, sarebbe bello fosse convertible, cioè si potesse convertire anche il centro tavola, non era così tanto una stronzata, quindi magari riusciamo ad andare in quella direzione, però tra un po', perché non sono ancora riuscito a accendere il cervello stamattina, sono distrutto, porto il peso dei miei 41 anni oggi. Allora ragazzi, come prevedibile sono arrivate le 16:47, non ho ancora concluso un cazzo. Womaker Senior e Womaker Mother si sono fermati un po', giustamente anche, e hanno portato un cadeau per il mio compleanno. Non è male. Versione col filo, come la volevo io, che non facevo cazzi di caricare ancora un'altra batteria. Vi dico da subito che ci sto smanacciando da un quarto d'ora. Non è così semplice come sembra. Cioè, ottenere un buon controllo non è proprio... Adesso ho aperto il primo file a caso che avevo, la custodia dell'AirPods. Ottenere un buon controllo ci vuole un bel po' di allenamento, non è proprio semplicissimo. Ed è molto molto diverso da avere in mano il progetto, quello autocreato, è molto difficile. Ora, quello che sto cercando di fare, a parte convincere me stesso che dopo un'intera nottata di lavoro posso anche concedermi una giornata di cazzeggio, è cercare di impostare un bottone, una macro per l'home view che mi riporti all'home view in Fusion. Penso proprio che oggi spegnerò le luci del laboratorio e non farò un benevato cazzo, ragazzi. Sono stanco. Quando avevo 30 anni, stare sotto tutta una notte intera, un giorno, una notte, un giorno, a fare il lavoro non mi pesava. Adesso che ne ho 41, soffro. Quindi mi faccio un caffè e do un'occhiata lì allo Space Mouse. Come va? Non farò niente in laboratorio oggi, anche perché poi sono stanco e faccio solo cazzate. E domani invece devo andare a ritirare i giunti di Anna che sono arrivati. Poi è arrivato il sabato, la domenica, ma soprattutto settimana prossima c'è un programmino. Allora, ho fatto vedere 30 secondi fa e mi state ossessionando su un feedback, non una recensione, perché avete capito, non ho molti feedback, ragazzi, perché l'ho appena tirato fuori e non lo sto usando in maniera reale, cioè sto muovendo un po' il modello per capire. Vi do un po' l'indicazione a caso. Allora, so benissimo, so che i driver per Windows sono diversi dai driver per Mac, ma Fusion stesso ha opzioni diverse su Windows, cioè più opzioni. Il mouse è veramente pesante, ma tanto pesante, che è ottimo perché non va in giro nonostante si muova tutto, ed è perfetto. È difficile identificare come lo si sta muovendo, perché c'è avanti e indietro, ma anche l'inclinazione avanti e indietro non è la stessa cosa di spingerlo avanti o spingerlo indietro, quindi ci vuole un po' la mano per riuscire a usarlo come si deve, e idem vale per destra e sinistra. Poi c'è la rotazione, poi c'è il clic su e il clic giù. È tutto molto morbido, nel senso che, scusate, non morbido, è tutto molto fluido, però oppone la giusta resistenza. E poi c'è un bottone di qua e un bottone di qua. Bottone di qua che non sono, secondo me, comodissimi. Non ho ancora capito se l'impugnatura comoda è questa o con le due mani sui bottoni, perché di fatto basta anche un ditino, però quando lo devi tirare su e giù hai bisogno di due dita. Il bottone sinistro non è comodissimo. Secondo me questi due bottoni non andavano messi lateralmente, ma andavano messi in diagonale così, così da poterli cliccare. È che se voi tenete il mouse in diagonale in questo modo, rimane il cavo un po' sfalsato di là, che non è un problema, però almeno mettendolo in diagonale così, col logo storto, avete accesso anche a questi due bottoni e riuscite a schiacciare tutti e due, soprattutto
il sinistro che non è comodo, però poi vi trovate leggermente sballati nel movimento perché lo porta leggermente fuori asse avere il mouse scomodo, almeno si sente un pelino che non siamo proprio in asse. L'opzione che ho cambiato immediatamente nel suo software, che vi permette di decidere praticamente tutto, è che secondo me era sbagliata una cosa. L'opzione di default prevedeva che spostandolo in avanti e spostandolo indietro facesse zoom in e zoom out, mentre tirandolo su e tirandolo giù spostasse il monitor lateralmente per così. Secondo me non è una cosa comodissima, non è antintuitiva. Allora ho cambiato le funzioni in modo tale che se io tiro verso l'alto lo space mouse, se vado sul programma è meglio, se tiro verso l'alto lo space mouse lo dezooma e se premo lo zooma, così è molto più intuitivo. Poi lo spostamento destra-sinistra è il medesimo, però vedete è molto difficile inquadrarlo e spostarlo, poi c'è il menu radiale, però non è proprio intuitivo. Molti di voi mi stanno dicendo che non si trovano e che ne hanno buttati via caterrate in questi anni. Adesso vedrò come mi trovo. Se volete qualche informazione, oggi sono qua, cazzeggio con questo. Allora ragazzi, ho fatto una roba che magari può interessare a molti, perché non solo a chi ha lo Space Mouse, ma a chi usa Fusion. Però non so, allora, vi dico cosa ho fatto, magari se interessa poi trovo il modo di condividere questa roba in... c'è un file da scaricare. Comunque provo a spiegarvi cosa ho messo assieme. Allora, partiamo dal problema. Il problema è, per chi usa Fusion lo sa, se non usate Fusion non vi interessa, che quando tu muovi il tuo modello 3D, ok, e trovi il tuo modello 3D, ecco, ti trovi in una posizione così e vuoi tornare nella posizione di home, cioè la posizione di quando vedi tutto il modello nella sua posizione ideale, devi andare a schiacciare questo pulsante qua. Praticamente riporti tutto alla vista home, ok? Fusion non dà la possibilità di creare una scorciatoia da tastiera per la vista home. Ci sono scorciatoie da tastiera per la vista laterale, la vista frontale, ma non c'è una scorciatoia da tastiera con la vista home. Per cui non si può fare una combinazione di tasti che ti riporta qua. Non so sinceramente se questa cosa c'è, questo problema c'è anche su Windows o solo su Mac. Mi sembra che ci sia per entrambi, perché invece SolidWorks ha questa scorciatoia. Questo è quello che mi ricordo quando ero andato a cercare per risolvere il problema del mouse. Questa scorciatoia qua è molto comoda, scorciatoia è molto comoda, perché spesso ci si ritrova a voler andare in questa vista qua. Quindi di fatto neanche lo Space Mouse può, schiacciando i bottoni, andare in quella vista lì. Io pensavo che lo Space Mouse aggirasse questo problema attraverso il suo software. Infatti ero andato nel suo software a vedere se nei bottoni, al di là di tirar fuori quello che è il menu radiale, c'era la possibilità di dirgli vai alla vista, anche selezionando il setup di tasti di Fusion. Però di fatto non c'è, quindi punto a capo. Nel tentativo di risolvere questa cosa, mi sa che l'ho risolta per tutti quelli che vogliono fare questa cosa, perché ho trovato il modo di creare una scorciatoia da tastiera. Poi l'ho collegata anche allo Space Mouse, però di fatto adesso funziona. Se interessa condivido il file, vi dico un attimo come l'ho girata. Allora, è un pelino tecnico e complicato, però la parte non vi interessa, la parte tecnica. In pratica, in Fusion supporta nelle utilità c'è la possibilità di fare dei moduli, di aggiungere dei moduli aggiuntivi. Se voi guardate i moduli aggiuntivi ce ne sono un po', che creano una bottiglia, che introducono un pipe, ok? Ce ne sono un po'. Questi moduli aggiuntivi qua, e poi tutti i moduli aggiuntivi che si possono aggiungere personali, sono moduli scritti in Python. Sono praticamente una serie di istruzioni a codice che vengono dati a Fusion, in modo tale che esegua delle attenzioni. Io avevo già visto questa roba, perché Fusion ha delle API, quando avevo cercato di fare lo Space Mouse avevo già iniziato a imbastire qualcosa per far sì che lui andasse alla home. Poi mi ero fermato per il semplice motivo che tanto che cazzo me ne frega, cioè nel senso non ho lo Space Mouse, perché devo fare una roba del genere? Non avevo mai pensato di associarlo poi a una scorciatoia da tastiera. Quindi di fatto ho scritto un piccolo script in Python che ho chiamato You are drunk, go home.
perché bisogna essere sempre coglioni, che di fatto fa questo, porta la vista allo stato home. Quindi, da ovunque uno si trovi all'interno della vista, io adesso l'ho associato alla combinazione di tasti Command Shift H, porta a home. Poi, nel modulo aggiuntivo, gli ho detto che la scorciatoia di tasti per questo script è questa. Poi, di fatto, nel mio Space Mouse gli ho detto che quando schiaccio il tasto destro dello Space Mouse io voglio che faccia un run di una macro e si chiama run you are drunk go home, però le macro di fatto sono macro inserite qua, cioè è una macro all'interno dell'applicazione dello Space Mouse che gli dici di premere questa combinazione di tasti, per cui di fatto quando io mi trovo in questa posizione, se io premo questo tasto lui torna home. Quello che mi incasinava è che io ho sempre cercato di far sì che questa cosa avvenisse direttamente, cioè che schiacciato quel tasto io dicessi a Fusion, o schiacciato un'altra combinazione di tasti, la combinazione di tasti dicesse a Fusion e torna home, mentre non è così. Il tasto semplicemente fa rallare una macro che dice premi Command Shift H o qualsiasi altra cosa voi scegliate. Una volta che premo questa macro, Fusion avvia lo script e fa questa cosa, per cui ce l'ho fatta. Installare questa roba qua, sia che abbiate lo Space Mouse o no, in realtà sono due passaggi diversi, è un po' incasinata, però se c'è qualcuno di voi che usa Fusion e ha questa esigenza e me lo dice, faccio una paginetta sul mio sito web dove si può scaricare questo bellissimo script dal nome You are drunk, go home, che è fantastico, e di fatto lo usi proprio quando ti è diventato ubriaca la vista, e vi faccio un piccolo tutorial su come installarlo. È una cazzata, sono veramente due pressioni di tasto. Perché praticamente voi andate in moduli aggiuntivi, fate aggiungi, andate in moduli aggiuntivi ancora, aggiungi, vai a selezionare dov'è lo script, lo sbatti dentro, poi ti assicuri che lo script abbia la voce esegui all'avvio, lo avviate e poi con i tre tasti sullo script gli dite la combinazione di tasti che volete. Poi per lo Space Mouse invece è un altro passaggio ancora. Ditemi voi ragazzi, perché cioè ci ho lavorato praticamente 2 mesi, non ci ero riuscito, adesso si vede che ieri ho programmato il sito di Anna, con la programmazione ormai sono in fregola e ho fatto questo piccolo script. Se qualcuno interessa creo la pagina, se no no. Adesso lo Space Mouse ha senso, bisogna solo abituarsi a usarlo. Allora, siete interessati tanti allo script, per cui siccome mi sono accorto che in realtà Fusion 360 ha un suo App Store dove è possibile caricare e scaricare le app, sto cercando di accreditarmi come sviluppatore per capire se posso caricare questo script, così è anche autoinstallante per tutti e così magari non lo metto neanche gratis per una volta, però vediamo, ci studio un po', tanto ormai la giornata è andata, è già buio, il mio compleanno è volato, ho quasi 42 anni ormai. Ci vediamo domani in FAMAC che vado a prendere i giunti smontabili. Così poi vi parlo anche di lunedì, perché mi devo preparare bene per lunedì. Ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, allora io sto andando a imbottigliarmi nel traffico per andare a ritirare i giunti per il mobile di Anna, giunti che non si sa quando utilizzerò a questo punto. Vi aggiorno sulla questione script di Fusion, perché mi avete bombardato e come pensavo... Se del mio audience, del mio pubblico, insomma di quelli che mi seguono, così tanti sono interessati, figuriamoci a livello globale, perché comunque quando ho cercato informazioni in merito, in tantissimi hanno questo problema e non riesco a capire come mai solo io l'abbia risolto, cioè mi sembra impossibile, quindi o sono un genio o mi sfugge qualcosa, ma è più facile che mi sfugga qualcosa. Stanotte ho ottimizzato lo script in modo tale che possa funzionare sia per Mac che per Windows, quindi ho dovuto installare anche Fusion 360 su Parallel Windows per verificare il funzionamento. Ho fatto in modo che si possa scegliere una combinazione tasti a scelta e un relativo combinazione di bottoni del mouse, non del mouse ma quella è una roba a parte, e lo script funziona. Il problema in sé è proprio lo script, nel senso, se io voglio condividere lo script devo proprio condividere lo script scritto in Python e poi devo fare una pagina di istruzioni per spiegarvi come installarlo
e come abilitare le varie opzioni di shortcut, non di shortcut. Non è la soluzione migliore, un po' perché riuscirei a passarlo solo a voi e un po' perché non è proprio semplicissimo installare quella roba. La soluzione migliore quindi sarebbe mettere lo script scaricabile direttamente sullo store di Autodesk delle applicazioni, perché se voi andate in utilità componenti aggiuntivi vedete che Autodesk ha addirittura uno store, un Apple Store come quello Android e come quello Apple, dove ci sono su tutte le applicazioni e componenti aggiuntivi. Ce ne sono fra l'altro di interessantissime che creano giunti, creano roba, ecco, sarebbe metterlo lì. Per caricarlo lì bisogna, uno, accreditarsi come sviluppatore. Una manfrina, una rottura di palle, l'ho fatto ieri e stanotte, è stata approvata la richiesta e va bene e non c'è problema. Due, trasformare lo script scritto in Python in una vera e propria applicazione per Autodesk scritta in C Sharp. Quindi va tradotto lo script, io di C Sharp non so una bega, perché io non sviluppo in C Sharp, io sviluppo in Swift per iOS. Però vabbè, armi e bagagli, sono partito a fare questa roba qua, ho iniziato a tradurre lo script in C Sharp con tutte le difficoltà di non conoscere bene né il linguaggio né l'SDK di Autodesk, Revit, che è un po' fumosa perché ci sono poche indicazioni. Quindi sto sviluppando in un linguaggio che non conosco, su una piattaforma che non conosco, perché Visual Studio per Windows, sto sviluppando in Windows, una roba raccapricciante, con un IDE, che è il programma di sviluppazione, che non conosco, il tutto per fare sta menata. Il problema è che o sto al computer a cercare di fare questa cosa per distribuire questa roba che sembra un po' l'uovo di Colombo che non si trovava, oppure sto in laboratorio a fare il tavolino, oppure vado a prendere i giunti, oppure monto il mobile di Anna. Uno solo, cioè non è che posso sdoppiarmi, quindi c'ho sempre il solito problema, mille cose da fare, solo io sono. Secondo me vale la pena dedicarci del tempo ad appannaggio del bene comune. Vediamo, una giornatina gliela posso dedicare. Lo sapete, funziona così ragazzi, faccio 3000 cose, ho 3000 interessi, non sempre sono in lab, quindi penso che oggi dedicherò un po' di tempo a questa cosa. Alla malparata, se non ne esco e non riesco a creare l'applicazione, vi condividerò lo script, farò una bella pagina sul mio sito con tutte le istruzioni dettagliate il più possibile su come farlo e un box commenti sotto dove magari si può discutere se qualcuno ha problemi o no. Però volevo evitare, perché se riesco a fare l'applicazione la scaricate, due clic, è autoinstallante, ve la installa, funziona e non se ne parla più. Comunque inizia a essere un problema il fatto di essere One Maker Show con tutte queste cose da fare, però prometto che se va in porto la questione della sala cinema, che sarà un lavoro enorme, perché voi avete visto il lavoro da fare, cioè la parte da costruire, che neanche avete visto il risultato finale, attaccata alla proposta, diciamo, di sponsorizzazione che gli ho fatto, c'è tutta un'altra roba dietro, la comunicazione. Siccome quello è un progetto enorme, prendo qualcuno che mi dà una mano. A sto giro prendo qualcuno che mi dà una mano, se va in porto quel lavoro lì, perché avete idea quanti quadratini di legno bisogna tagliare? Ora vado in Famac e poi rientro, vi tengo aggiornati. Sono giornate così di confusione, ma torneremo a tritare legno in laboratorio come se non ci fosse un domani, come se facessimo taglieri. Vi aggiorno sull'andamento delle cose. Allora, mi sono intrippato questa roba ragazzi, mi spiace che non sia in laboratorio, ma neanche tanto. Dovrei essere riuscito a scrivere tutta la cosa che funziona. Ora devo impacchettare il tutto, sto rifinendo meglio il codice. Comunque tenterò di far pubblicare l'applicazione col nome You Are Drunk Go Home, perché sono tutte serie le applicazioni sullo store di Fusion. Devo caricare, poi funziona così: io carico l'applicazione, dovrò fare l'icona, dovrò fare la descrizione, dovrò fare le menate, vedrò se si può aggiungere anche una descrizione aggiuntiva per poi interfacciare questa cosa direttamente o con una shortcut da tastiera, perché di default il plugin che ho fatto abilita una shortcut da tastiera a vostra scelta. Poi si può poi successivamente, andando a lavorare sul software del 3D Connection, dello Space Mouse o di un mouse normale, associare o a un bottone del mouse o a qualsiasi altra bottone o cosa la funzione. Vedrò se si può aggiungere la descrizione. Devo fare tutta la parte di descrizione all'interno dello store di Autodesk.
poi inviare, se ho capito bene, loro mi fanno una preapprovazione e mi restituiscono un pacchetto di installazione che io carico e metto online. Se non dovesse andare, se non dovesse funzionare questa strada, allora sullo store lo metterò a pagamento questa cosa, un piccolo obolo da pagare perché c'è un interesse internazionale, non posso fare sempre tutto gratis, anche perché ci sono su da una notte. Se non dovesse funzionare, metterò lo script sul mio sito e lo distribuiremo tra di noi perché non avrà ridondanza internazionale. Scusate, ma quando entro nel loop della programmazione poi non riesco a switchare il cervello tra vado a verniciare di là mentre asciuga, mi metto di qua a programmare, non sono così abile. Datemi, penso ancora oggi nel pomeriggio, comunque vi aggiorno. Poi appena è possibile da provare, se qualcuno di voi è interessato, ve la faccio provare in anteprima, così mentre si accomoda. Anche se tutti quelli che hanno usato, che usano Fusion 360 mi hanno detto che è una feature che manca. Io continuo a pensare che sia impossibile che io abbia trovato una soluzione che nessuno è riuscito a trovare. Soprattutto perché è banale la mia soluzione. È uno script shortcut, nient'altro. Però su Reddit ci sono 12.000 thread su Reddit con questa cosa e nessuno con una soluzione. Mi sembra impossibile. Ragazzi, Fusion è un bel prodotto, cioè è veramente forse il miglior programma per lo sviluppo 3D, almeno tra quelli che ho provato a usare io. Ma a Autodesk hanno la testa nel culo. Cioè il processo di approvazione e di creazione dell'app per metterla sullo store è allucinante, è di un vecchiume terrificante. Una documentazione inesistente, non ci sono praticamente reference da nessuna parte. Per capire che dimensione fare l'icona da mettere qua, che è quella del tuo programma, e anche la versione piccolina, devi andare a tentoni. Ho dovuto spacchettare il programma originale per capire, perché non c'è nella documentazione e il processo di approvazione è così vecchio che ci manca solo di mandare via un fax e poi le fai tutte. Cioè, ho impiegato un'ora solo per fare l'icona, che era l'ultima cosa prima di mandarla via, però l'icona, cazzo. Che non esco vivo. Avrei fatto molto prima a distribuirla sul mio sito e a farvi le istruzioni dettagliate per installarle, perché di fatto Fusion 360 mi richiede la stessa cosa, per cui ho dovuto fare una pagina di istruzioni dettagliatissime, senza la parte di installazione, però con la parte di utilizzo praticamente. Quindi cioè, è un incubo, però almeno nel caso non dovessero accettarmi l'app, ce l'ho già pronta la pagina, mi basta aggiungere il link per il download. Mi spiacerebbe perché a livello diciamo commerciale, se va sullo store di Fusion viene conosciuta molto di più, però c'è da diventare pelati a fare sta roba. Una postilla, molti di voi che usano Fusion 360 mi hanno detto che questa cosa è già possibile farla di default con il doppio clic sulla rotella del mouse. Allora, su Mac mi sembra di no, mi sembra solo su Windows, e non tutti i mouse hanno la rotella cliccabile, quindi questo è un problema. L'altra cosa è che invece con la cosa che ho fatto io, associando una scorciatoia da tastiera, poi sia il mouse, lo space mouse, gli si può associare che un bottone riproduca la sequenza della tastiera, ma un qualsiasi mouse dotato di software tipo questo, se io adesso vado a settarlo e faccio le istruzioni anche per questo e vado sulle preferenze della Logitech e decido che il bottone centrale del mouse deve crearmi una combinazione di tasti, allora funziona anche lui. Quindi è un po' più universale, soprattutto non si spendono 170 euro per uno space mouse per niente. Sembra che io ci sia, è stata una lotta dura perché guardate l'interfaccia per compilare i campi dell'app, cioè siamo Windows 95, manco i bancomat in Cecenia sono ancora così. Sta girando. Oh. Allora, you are drunk, go home. Versione Mac e versione PC. Vediamo, in teoria facendo submit, tra un'ora e mezza dovrebbe spedire. Sono lenti come la fame. Ok, sembra che l'app sia in review da parte loro. I tempi non ne ho la più pallida idea, perché i tempi non lo so. Spero non sia come Apple all'inizio ci metteva dalle 2 alle 3 settimane da provarti un'app, compreso gli aggiornamenti.
Vedremo. È un processo molto complicato perché in realtà si caricano tutta una serie di file, non sono assolutamente sicuro di aver fatto giusto, e poi loro producono l'installer e mettono sull'installer per... Quindi in realtà di fatto, per chi se ne intende, il codice non viene compilato. Io gli do il codice puro, che è già strano di per sé dargli il codice aperto. Vedremo. Vi avviso subito che non è gratuita e non sarà gratuita neanche se non dovesse andare sullo store, ma finisse sul mio sito. Sul mio sito, fra l'altro, vi devo indicare, devo fare tutta la pagina di istruzioni per caricarla. Non posso fare tutto gratuito, ragazzi. Non la programmazione. Niente. Aspettiamo e vediamo. Fra l'altro, uno di voi mi ha chiesto se è possibile far funzionare, è arrivata una mail da Autodesk, funzionare anche questa app qua con altri mouse. Allora io ho scritto il tutorial per questo mouse perché ha il suo software per integrare, per aggiungere azioni ai vari bottoni. In realtà qualsiasi mouse con un software, e il software permette attraverso delle gesture del mouse o dei bottoni a eseguire una serie di tasti, una serie di uno shortcut, può funzionare, perché in realtà è svincolato da quello che è poi il software di Fusion. Vedremo come va a finire. Allora, direi che per oggi mi sono martoriato abbastanza. Chiudo qua. Ci vediamo domani. Con cosa? Non lo so, anche perché io devo prepararmi per l'incontro di lunedì. Chi lo sa? Ormai il laboratorio non lo vedo neanche più. Quasi quasi l'ho affitto. Buongiorno ragazzi. Allora, back in business. Torniamo in laboratorio. Dell'applicazione per Autodesk, del plugin, ancora non si sa niente, però ho letto in giro dalle poche informazioni che ci vogliono 2 o 3 giorni lavorativi. Aspetteremo un ragionevole lasso di tempo, io do per scontato che non verrà approvata, perché è impossibile che io abbia imbroccato tutto giusto al primo colpo, soprattutto la parte di submission dell'app con tutta la documentazione che è un casino, però io ieri, stanotte, in realtà... ho già prodotto la pagina sul mio sito internet con tutte le istruzioni dettagliate, non solo per il funzionamento, ma anche per l'installazione del plugin nel caso dovessi metterlo scaricabile sul mio sito. E ho anche già fatto la pagina del prodotto scaricabile sul sito, è tutto nascosto. Appena Autodesk mi dice ciccia, lo mettiamo su lì, così almeno tutti possiamo averlo. Che altro? Dove eravamo rimasti qua? Ah sì, piccola postilla, qualcuno mi ha detto che la stessa funzione su Fusion esiste premendo 2 volte, come ho detto anch'io ieri, 2 volte la rotella del mouse. In realtà io ieri ho detto che non tutti i mouse hanno quella funzione, bla bla bla, in realtà mi sbagliavo, non lo sapevo perché il mio mouse non ha la funzione di click sulla rotella. Non è così, cioè cliccando sulla doppia rotella Fusion in automatico centra il pezzo nello spazio di lavoro senza effettuare nessun tipo di rotazione. Il mio plugin invece riporta tutto alla situazione di home view, cioè come se in alto a destra, dove c'è il cubo per ruotare le viste, si andasse a premere l'icona della casetta, che è una cosa che manca su Fusion, ma in realtà esiste su Inventor, che è un altro, che è, diciamo, il Fusion con gli steroidi, il Fusion per i professionisti, sempre di Autodesk. Su Inventor si fa con F6. Autodesk non ha implementato questa cosa. Su Fusion non si capisce perché, e non permette neanche di personalizzare le shortcut da tastiera, o meglio, permette di personalizzarle ma non quelle relative alla vista. Quindi di fatto il mio mini plugin aggiunge sì una funzione non prevista da Autodesk. Da quello che ho letto poi ieri ancora in giro, in tantissimi la richiedono, ma soprattutto nessuno si spiega perché per implementare sta roba, che io ci ho messo una giornata ma Autodesk ci metterebbe 5 secondi, in tanti anni che la gente lo chiede, perché ci sono dei post del 2021, Autodesk non l'abbia fatto. Al di là di questo, vedremo che fine farà quel plugin lì. Al massimo, ve l'ho detto, sul mio sito, scaricabile, istruzioni per installarlo sia per Windows che per Mac, e ce la caviamo così. Io l'ho usato ancora ieri e lo trovo molto utile. Qui eravamo rimasti nel bordello più totale. Eravamo alle prese col tavolino, preparazione alla verniciatura. Facciamo così, piano di oggi. Siccome domani sarò incollato al computer tutto il giorno per preparare la presentazione del progetto della sala cinema e di un altro progetto, più tirar fuori gli analytics e le statistiche di tutto il lavoro fatto dell'InfiniBit, che è un lavoro assurdo perché Instagram non dà i mezzi per tirar fuori comodamente le statistiche di tutti i risultati di
bisogna andare a vedere praticamente le storie, i post uno a uno ed estrarre manualmente gli analytics, che è assurdo. Oggi io me la giocherei così. Mi porrei degli obiettivi semplici, anche se magari non pochi, perché almeno mi porto avanti. Primo, carteggiare il tavolino, che è praticamente pronto per la verniciatura, lo stucco è tutto asciutto, devo solo dargli una lisciata e dargli una, due, tre, quattro, vediamo come, mani di fondo. Così provo anche il setup per il set per la vernice di dove mi sono messo, di dove ho costruito quell'affare lì. Poi mettiamo a posto un po' tutto, aggiungiamo la maniglia a questo, Bruno mi ha portato del cuoio, lo posso tagliare al laser, dargli più o meno questa forma, vediamo un po' la misura che ci sta alla mano e mettere qua una maniglia, così almeno questo qua è completo e pronto per essere portato via. Quello a quel punto a fine giornata è pronto per la verniciatura che faremo settimana prossima e poi facciamo un ragionamento su alimentazione meccanica, perché vorrei iniziare a ordinare i pezzi su Amazon. Perché mi avete consigliato delle altre batterie rispetto a quello che ho visto, ma vorrei parlarne con voi perché, come sapete, ci capisco poco o niente. Facciamo anche un ragionamento sull'incastro, perché qua c'è da costruire qualcosa in 3D, ma non ho capito qual è l'attivazione che abbiamo detto che la facciamo girando, o comunque meccanica, ma bisogna capire come riuscire a incastrare tutto qua. Partiamo subito con la levigatura, dai. Levigatura, verniciatura col fondo e poi mettiamo a posto e vediamo il resto. Finalmente di nuovo in lab. Stuccato e stuccato, lisciato e lisciato, tutto pronto. Qualsiasi parte scoperta di MDF è stata stuccata, quindi sia la parte di qua che la parte di qua. Ora prima lo dipingerò da sto lato, poi lo prendo per il pignone, lo giro, lo faccio ruotare sui supporti che mi ha dato lo Sbor One e dovrei riuscire a verniciarlo. Proviamo un po' questa postazione, c'è solo un problema. Tutto è perfetto, tutto a posto, tutto organizzato. Ho il fondo, ho il catalizzatore, ho il diluente. Ci fosse una volta che mi ricordo di controllare di avere tutto l'occorrente, porca di quella puttana. Allora ne ho, secondo me, per fare una 600, una intera ce le ho per farlo. La question, sì, ma basta. Basta, perché poi tanto a me dell'interno non interessa assolutamente niente, perché ci va sull'HPL. Mi interessa solo tutto il bordo qua, tutto qua e tutta la parte dietro, compreso il fondo. Per cui basta. Quando faccio 200 di questo, 100 di questo e 20 di questo, ne ho abbastanza per fare una pistola. E una pistola avanza. Vediamo se funziona. Innanzitutto per la prima volta adesso posso chiudermi dentro, così almeno non vanno di là i fumi di verniciatura per la prima volta. Vediamo se riescono a sfocare di là. Non lo vedrò tanto perché il fondo è trasparente. Il catalizzatore mi basta, secondo me, solo per dare il fondo e non per la verniciatura. Ci penso, tanto o lo vado a prendere o lo ordino in internet, che tanto domani ho da ordinare un pacco di roba, arriva settimana prossima. Perché tanto noi col tavolino possiamo andare avanti anche se non è verniciato, perché dobbiamo fare tutta la scocca sotto. Non metto neanche la tuta oggi, non c'è neanche voglia di rimettere la tuta. Tanto è solo il fondo. Partiamo! Allora, sì, in realtà potevo farne anche un po' meno di fondo, perché ho fatto 350 grammi di roba,
perché fino adesso ho dipinto solo roba grossa, quindi sono tarato su quello, mi avanza mezza roba, gli darò più male di fondo, ok? Però forse mi è avanzato anche per il nero, perché tanto una, se faccio un'altra, se riesco a fare un'altra pistolattata, un'altra confezione intera di nero, riesco a darlo tranquillamente. La postazione è comoda. Più che altro, secondo me, si manifesta molto più comoda durante la pulizia, che svuoto tutto direttamente lì e lo proviamo dopo, ma durante i refill. Refill che in questo lavoro non ci sono, perché prima con refill andavo di là, mi rompevo i coglioni, qua invece rimango tutto di qua e non ci si pensa più. Ora, per buona creanza, esco dall'altra parte. Aspettiamo che asciughi, poi gli do la seconda e anche la terza mano di fondo. Magari riesco a dargli anche già il colore oggi, non lo so. E adesso che rimane chiuso, di qua c'è ancora meno odore. Di là in casa non arriva proprio, non arriva neanche prima, ma di qua adesso non c'è odore. Quando quelle due porte lì saranno vere, sarà tutto meglio. Adesso Marco mi chiede se ho comprato i giunti smontabili. Sì, li ho ritirati i giunti smontabili. Quel lavoro lì lo faccio in un riempitivo. Mi piacerebbe avere già anche le guide per le antine. Ma c'è una cosa che non capisco su dove le ho trovate, mi sa che dovrò andare da Ferramenta Nobili, che è a casa di Dio, ma almeno mi faccio consigliare. Ho preso i giunti e ho preso anche questo, che è un anello a copiare da 17 che mi serve sempre per quel lavoro lì, perché ho intenzione di fare una cosa, devo fare i fori per mettere i pistambrilli per le mensole e vorrei fare una specie di jig per farlo, per usare la fresatrice. Io direi che metto un po' a posto mentre asciuga, così almeno poi possiamo parlare delle batterie di quella roba lì. Allora, ho messo a posto, ho un problema. Non ho più spazio per i morsetti, bisogna espandere quell'affare lì in qualche modo. Però ci penseremo. Beh, se vi ringrazio, ma mi state mandando troppi morsetti, cioè non smettete, però me ne state mandando troppi. Cioè, non... vado di là, non mi ci sta più niente praticamente. Ho dato anche una seconda mano, perché tanto il poliuretano asciuga subito, quindi ho dato una seconda mano col fondo. Adesso mi faccio un caffè e parliamo delle batterie. Allora, vi ricordate che io avevo selezionato questo pacco batterie da 12 volt 6500 ampere con 6800 ampere, che voleva dire che il nostro tavolino poteva andare per circa 6 ore. Freghiamocene un attimo di pensare quante ore deve andare, perché tanto non è così importante che vada per ore e ore e ore continuate. Che aveva la misura standard, cioè la misura che mi ci stava sotto, compreso il fatto che non abbiamo ancora pensato sotto, però era molto ingombrante, ma comprendeva già la ricarica, comprendeva già tutto. Questa soluzione qua della batteria era una soluzione cotta e mangiata, nel senso la compro, c'è anche già l'alimentatore, la incastro sotto in qualche modo, faccio i collegamenti. E tutto funziona, ha anche un suo interruttore, non che ce ne freghi niente, e quindi poteva anche andare bene. Uno di voi però mi ha messo una pulce nell'orecchio e mi ha fatto vedere delle batterie che sulla carta sembrano migliori, perché il discorso qual è? Noi sotto abbiamo più o meno una roba così, no? Più o meno avremo una roba così, adesso in un senso o nell'altro è uguale, però la vasca che abbiamo di contenimento è più o meno questa, più alta, va bene? Deve finire a filo sotto, adesso questa è dentro sotto sopra, deve finire a filo sotto e poi c'è lo spazio di questi del tavolino, quindi si deve collegare sopra, deve rimanere tutto attaccato al tavolino, non attaccato alle gambe. Quindi, data la forma abbastanza bislacca del nostro robo, una batteria di forma custom sarebbe più interessante. Vi metto il link delle batterie che mi sono state indicate, cioè più o meno simili. Come vedete sono delle classiche batterie stilo AA, ricaricabili con tantissimi ampere e un voltaggio di 3,7. Ora mi chiedevo, ed è una domanda aperta perché sapete che non capisco un cazzo di sta roba. Prima cosa che bisognerebbe capire è se il voltaggio da due, se il, i 2500 ampere sono riferiti alla singola o alla doppia. Noi abbiamo 3 ampere, 3,7. Se fossero 4, sarebbe... diciamo che con 3, massimo 4 batterie in serie raggiungiamo il voltaggio giusto, mantenendo gli ampere uguali, che sarebbero 2005. Insomma, quello che mi sto chiedendo è: non mi conviene comprare delle batterie singole del genere e metterle assieme in una forma custom, compreso il fatto che poi comunque ci vorrebbe un circuito di ricarica. Quanto può essere complicata questa cosa, mi chiedevo? Perché riuscirei a riempire lo spazio sotto molto meglio.
Sto cercando di capire se imbarcarmi in un'avventura del genere nel fare una batteria custom, però devo valutare difficoltà, quanto è complicato fare il circuito di ricarica, quanto spazio effettivamente poi occupa il tutto e sicurezza, perché l'altra batteria di fatto è confezionata, cioè fatta e sicura, quindi è già stata testata e garantita tutta. Non è che voglio una roba che esploda. Quindi con l'altra batteria vado più sul sicuro. L'unica incognita dell'altra batteria è che mi vincola un po' lo spazio dentro, che se avessimo messo un interruttore fuori non ci sarebbe stato problemi, ma con la volontà di fare qualcosa a scatto che gira, ed è già un casino capire come farlo, mi riduce ancora lo spazio dentro per un eventuale innesto, meccanismo o roba. Quindi è un po' una domanda aperta per cercare di capire questa roba qua, fatta a voi come fatta a me, perché nei giorni scorsi non ho avuto tempo di ragionarci bene su questa cosa. Per quanto riguarda invece l'attivazione, il tutto è poi da vedere senza complicare troppo, nel senso che se il nostro triangolo è attaccato sopra e io riesco a lasciargli un buon margine, ok? Perché, cioè farlo leggermente più piccolo perché possa fare uno scatto dentro, un piccolo movimento, poi mi basta veramente sì un interrutturino dentro che va contro, che sporge dalla scocca stampata in 3D, nulla di trascendentale. Qualcuno mi ha consigliato un interruttore magnetico, di fatto non ne vedo nessun vantaggio di andare a complicare le cose con un interruttore magnetico, che soprattutto è fatto da due componenti, una che va sul tavolino, una che va all'interno della scocca. E se io decidessi di produrre un pezzo aggiuntivo per trasformare il tavolino in centrotavola, un anello di legno, per dire, un anello di legno dove inserire dentro poi questo, non funzionerebbe perché avrei bisogno di un magnete anche di qua, quindi andrei sulla meccanica. Ok, mi state facendo notare che non sono 2500 ampere ma sono 1000 ampere, quindi 2,5 ampere. Il nostro coso consuma 1 mettendone un po' in serie in parallelo. Il concetto l'avete capito, ragazzi, non mi rompete i coglioni sui termini tecnici, non sono un elettricista. Ora, mentre li asciuga per dargli l'altra mano, dato che ho questo da fare, vediamo di trovare la forma giusta che assomiglia a questo il più possibile, che venga lungo uguale quando è serrato. Insomma, questa roba qua devo fare, così almeno anche questo qua è completo, compreso il fatto che non ho molte chance per tagliare questo al laser. Anzi, due possibilità, non di più. Il discorso qua è semplice, ma richiede qualche prova. Allora, io non userei il nero. Bruno mi ha portato un nero e un cuoio. Io userei il cuoio, che è molto più bello. Allora, io ho già individuato che mi serve. Vediamo. Allora, due di questi. E certo, sarebbero molto più ficcanti in ottone, ragazzi, ma non ho voglia di andare a comprare quelli di ottone, per cui siccome c'ho questi, userò questi e non ci pensiamo più, che tengono fermo il pezzo sopra e sotto. Quindi questo è quello che ci serve per fare fuori. Il discorso è semplice ma richiede delle prove, perché l'estetica vuole che la forma che io riporti qua sopra, cioè la distanza tra i due fermi, sia la medesima disegnata qua, stessa cosa ma riportata qua al centro. Però il pezzo non può essere lungo così, deve essere più lungo. Quindi devo fare un paio di prove con della carta, ovviamente non direttamente con quello, per riuscire a trovare la misura per il quale questo, puntato alla stessa misura e distanza di questo qua, venga abbastanza lungo da fare l'asola per infilare dentro la mano. In larghezza ci sta. Quanto devo allungarlo di più? Non penso ci sia un calcolo matematico da fare, penso ci sia da prendere della carta, disegnare la sagoma, iniziare ad allungarla di 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimetri, appoggiarla qua e vedere quando viene giusto. Quando sei pronto tagli il pezzo e è finito, non chissà che cosa. Allora, questo non è stato difficile, ho trovato la misura subito. Ho trovato la misura giusta, poi ho aumentato di 1,5 cm, perché comunque devo tenere conto anche dello spessore. E ora vediamo come tagliarla.
prima do un'occhiata perché c'ho ancora vernice nella pistola, forse se basta al fondo codato è ora di pulirla. Marco Pozzolo intanto mi ha dissuaso letteralmente dal produrre una batteria ad hoc. Primo, perché dice che mi vado a infilare un ginepraio, assurdo. Secondo, quelle batterie sono abbastanza ingombranti, sarebbe poi da cercare il circuito e saldarle, non si saldano, ignoranza mia, non lo sapevo, non si saldano con lo stagno come col saldatore, ci vuole una saldatrice a punti. Quindi, e poi giustamente lui dice, in una logica di poi vendere il tavolino, meglio qualcosa di sicuro e già fatto. Quindi ordinerò quelle batterie là. E ordinerò sia il pacco da 6800 mAh che quello da 4800 mAh. Così al massimo, se vediamo che l'altro è troppo grande e non ci consente misura, ne abbiamo due. Tanto ormai faccio un sacco di roba a batteria. L'elettronica, non dico che io l'abbia capita, però almeno ho iniziato a utilizzarla. Ora, do un'occhiata prima alla vernice, anzi diamo un'occhiata alla vernice. Ho ancora parecchiotta vernice dentro. Voglio vedere lui se è asciutto o non è asciutto. Questo qua poi inganna. Prima e ultima volta, quando avrò finito questo fondo qua, non lo comprerò più. Voglio un fondo che abbia un colore, non un fondo che non abbia colore come questo. Allora, liscio è liscio. Ovviamente avrà bisogno una mini carteggiata per creare l'aderenza meccanica, come dice qualcuno, sul pezzo. Però, secondo me, quello lì posso anche sgiacare nel cesso, ne ho fatto troppo. Mentre di colore ne farò comunque di più per sicurezza di colore. Poi vediamo. Dai, questo qua però non è ancora assolutamente neanche lontanamente pronto a ricevere la vernice, per cui non lo vernicerò sicuramente oggi se non più tardi. Lo lasciamo qua fino a domani che non c'è problema. Pulisco la pistola. Devo dire che è comoda, va attrezzata un pelino meglio con tutto, però ci sta, è comoda la postazione. Ora quello è lì, asciuga e ci rimane probabilmente fino a martedì quando darò il colore. Direi che posso mettermi a tagliare la pellazza, vediamo cosa ne viene fuori. Tra l'altro devo fare un paio di esperimenti perché non ho mai tagliato la pelle, quindi non so a che velocità e a che potenza va tagliata. Un paio di cose vanno provate. Ragazzi, sono pieno raschio di cerchi di MDF, dopo quell'oro lì, ma pieno, eh. Ne ho di tutte le salse, di tutte le sagome e forme. Tirati su. Boh, metterò a fare degli orologi in resina. Allora, sono servite solo un paio di prove per trovare velocità e potenza giusta. E la maniglia è tagliata e pronta per essere incollata, per essere, scusate, avvitata, già che c'ero. E abbiamo fatto anche Cinema Room Uomini Criccio febbraio 2024, data generica non del giorno, però almeno sappiamo che il proto è stato fatto così. Io penso, ma non sono una persona estremamente positiva, sono più che altro un fatalista, che questo è tutto ciò che avremo della sala cinema, per cui teniamocelo buono. Non era certo un lavoro difficile, eh? Mancava giusto la pelle, grazie a Bruno, questo bellissimo cuoio. Lui c'è, finito, pronto per la presentazione. Possiamo anche dimenticarcelo. Mettiamo qua, poi rimetto sotto carica le batterie e vediamo come va a finire questa storia della sala cinema lunedì. O meglio, non penso proprio avrò una risposta lunedì, però lunedì faccio la presentazione. Devo ancora fare le slide e tutta la cosa cartacea. Di qua il tavolino è in asciugatura, il mobile di Anna prima o poi lo facciamo, ma voglio prima tutti i pezzi. Lì c'è da studiare il sotto, però per studiare il sotto servono le batterie e le altre componenti. Io direi che mi schiaccio un caffè, il laboratorio oggi è finito, schiaccio un caffè, vado a computer, prima ricerco bene tutti i materiali da ordinare, così magari arrivano per martedì, sicuramente arrivano per martedì. E poi al massimo
mi porto avanti con la marea di roba che devo fare domani. Vorrei una domenica riuscire a mettermi sul divano. Io, se va in porto la sala cinema e faccio la sala cinema, quante volte all'anno lo userò? Mai praticamente. Dai, vediamo i pezzi che ci sono da ordinare per finire questo lavoro qua, così almeno poi ho tutto in casa. Allora, ho fatto un po' il punto di quello che potrebbe servirmi. Andando in ordine. Sicuramente il filamento bianco e nero, che l'ho finito. Non ho tempo da aspettare quello di Azure Film, quindi va bene questo qua della Sony. Poi, abbiamo detto, la batteria, quella grande, diciamo, quella da 6800 A, ma mettiamo dentro anche 6800 mA e mettiamo dentro anche quella da 3000, che è più piccola, che ci darebbe 3 ore, 2 ore e mezza di autonomia, e le mettiamo entrambi, tanto questa qua un modo di usarla poi la trovo. Poi, vabbè, questo qua è primer per un altro lavoro, è primer filler che riempie per la stampa 3D e lo vediamo poi su un altro lavoro, ma anche collegato a questo, secondo me, mi conviene prendere questi, che sono gli spinotti, questi qua, così vado a sostituire questo e gli do la possibilità di avvitarsi sul fianco, sotto, boh, da qualche parte lo vedremo. È sicuramente più facile integrarlo che questo tipo di spinotto qua liscio. Secondo me altro non serve per finire questo lavoro, perché poi, ah no, guardiamo, voglio dare un'occhiata anche ai micro switch, perché comunque voglio una roba di fisico, ripeto, non un sensore magnetico per fare lo scatto di rotazione per l'accensione. No, i micro switch sono praticamente uguali a quelli che ho e sono i migliori, perché sono quelli a levetta, ne ho sia con il cilindretto alla fine che sia solo con la bacchetta. Allora, solo sta roba riesco a farmela consegnare martedì, tanto lunedì non ci sono tutto oggi, quindi sì, perché non mi consegnano lunedì all'Amazon Locker, perché c'è dentro la batteria, le batterie non le consegnano all'Amazon Locker. Va bene, ordiniamo sta roba, tranne, ah no, questa qua perché? Ecco, io non capisco una cosa di Amazon. Se tutta sta roba me la consegni martedì 20 e posso selezionare martedì 20, perché questo mi dici che me lo consegni lunedì? Se io volessi anche questo martedì? Io sta roba di Amazon non l'ho mai capita. Vabbè. In realtà sarebbe anche un altro acquisto da fare, perché febbraio, siamo ormai a metà febbraio, io il regalo di compleanno ancora non me lo sono fatto. Quindi si potrebbe quasi quasi... va studiata bene, sicuramente col piatto in pay. Sarei curioso di provare anche i filamenti della Bamboo Lab. E poi questa la tengo, la vendo. Due stampanti sono comode, ma a me rompe anche i coglioni avere due stampanti. Sono uno da un'auto, una moto, una fidanzata, un amante, una stampante. Non lo so, ci penso. Vabbè, inizio a portarmi avanti per tutto quello che devo fare domani. Ci vediamo domani o lunedì, almeno per dirmi in bocca al lupo.